Buongiorno amici. Buongiorno amici. Allora, amici, sono nel bosco. Non so se riuscite a riconoscere il posto e il rumore del ruscello. Sono tornato dove sono venuto nell'ultimo video. Faccio questo pezzettino qua che volevo controllarlo ancora bene, dove ho trovato la catenella, la chiusura del tabarro e altre cose interessanti. Sono voluto tornare per riguardare un po' meglio e poi mi sposterò, andrò un po' più in su, salgo su per il ruscello e non so, guarda cosa troverò. Quindi amici, adesso vediamo se ci ho lasciato qualcosa l'altra volta. Quindi amici, come sempre, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di commentare i video, di andare a vedere la pagina di Instagram, di TikTok, condividere i video, tutte quelle cose lì. E quindi amici, come sempre, ci vediamo al primo ritrovamento. Ciao amici. È veramente piccolo questo. Vediamo se è qualcosa di interessante. Leucoplastum era una scatoletta, ma piccolissima, molto molto piccola. Se riuscivo a toglierci la terra lì, fare un po' di ricerca, vedere se potrebbe essere della guerra questo cosino piccolissimo qui. Leucoplasto laboratorio, non so, però potrebbe essere interessante. Mamma mia, ero laggiù nel ruscello, adesso sono arrivato in questa strada qua sotto e guardando un po' intorno mi era sembrato di vedere dei pezzi, vedete uno lì, uno qua sotto di me, di muri di pietra, e mi sembrava di laggiù di vedere poi una sorta di un piano qua sopra. In effetti sono arrampicato su e c'è dei terrazzamentini ormai vecchissimi, perché i muri non ce n'è praticamente quasi più. Poi lì non so se era qualche
qualche casupo, qualche tecialino, qualche teccio, yeah. Non so, se non un ammasso di pietre, un mucchio di pietre impilate più alte di un muro, quindi potrebbe essere stato un casottino, un ricovero attrezzi, qualcosa. Quindi adesso guardo un po' qui. Una votiva. Oh mamma mia. Wow. Adesso mi sono dimenticato di caricare lo spruzzino, non c'è più di acqua. Allora, da una parte non si vede praticamente niente da pulire, dall'altra si vedono due personaggi, non so se siano due santi. Oh, una bella votivina. Oh, porca miseria. Ah, 48 suonava, non è che suonava proprio alla grande, però... Primo ritrovamento, finalmente, che vanno allo scatolino delle cose interessanti. Un votivino. Ok, andiamo avanti. Wow, che bello. Peccato che ci sarà solo questo pezzo qui. Guardate, un fiore. È stata qualche spilla. Wow, bellissimo amici. Bellissimo amici, sottilissimo, delicatissimo. Bello, molto molto bello. Era magari qualche spilla o... Solo lì c'è un forellino, però dietro non si capisce. Magari avevano fatto un forellino per portarlo al collo, come... Magari c'era sicuramente qualcos'altro qui, che adesso mi sa che non ci sarà. Però ci guardiamo. Mi sa di no.
non si muove nemmeno. Sta lì, tri tri. Sarà solo quello? Ma vediamo. Sembra piccolino, che non ci sia anche la grossa. Stiamo attenti, Ah, ma non scappa mica, è salito. Non so mica se è scappato. O se si è messo lì dietro. Ah no, è lì. Non scappa, c'è solo quello lì, e quello lì è ancora in piedi, l'altro era coricato, eccolo. Potrebbe anche esserci la mamma. Se la mamma potrebbe essere un problema. Gli altri sono piccoli. Un po' al riparo. Non lo so. È possibile che non mi abbiano sentito, sia dal rumore che. Ah, vanno. Visto? C'è la grossa con i piccoli. C'era la mamma con i piccoli, però ce n'era di un po' più grossi e di quelli più piccoli piccoli. Ma è sembrato averne visto uno con le strisce, quindi molto piccolo. Porca miseria, che fatica per trovare questa cosa qui. Che poi non si sa neanche cosa sia. Sembra interessante, ma. Sembra interessante. Qua c'è della rubina. E non so perché. Sì, vieni. Porca miseria. Sembrerebbe interessante, però non so.
Non lo so, assolutamente. Sono quattro fori. Sono anch'io. Mi sono tolto i guanti perché avevo caldo le mani e adesso mi sono, non so amici, qualcosa di particolare, perché qua c'è un incastro, vedi? Ma lo metto qua, ma potrebbe essere niente. Amici, buon appetito. Adesso, finita la pappa, guarderò ancora un po' qua intorno. Qua dietro di me c'è dei pini, cioè vedo un po' cos'altro trovo come zona, che sto girando un po' a caso oggi. Cioè, sono tornato, come avete visto all'inizio, dove sono venuto nell'ultimo video, poi ho cominciato a girare a caso. Sono salito su perché avevo visto dei muretti di pietra secco e salendo ho trovato delle altre terrazzamentine, degli altri muretti, però non esce niente. Adesso faccio la pausa, poi vediamo nel secondo round. Buon appetito amici. Allora amici, abbiamo un primo segnalino del dopopasto. Vediamo se inizia meglio il secondo tempo. Allora, ed è un bottoncino tutto brutto, rovinato, non so se c'è qualcosa sopra perché si sgretola, quindi non so se quello è qualche incisione, qualcosa, o è solo che si sgretola. Vabbè, comunque dai, iniziato con un bottoncino abbastanza vecchiotto. Vediamo come proseguirà la seconda parte della giornata. Sembrate vedere qualcosa di rotondo, amici. Adesso è sparito anche. Una mattina, ma messa proprio male.
completamente liscia, sottile, quindi abbastanza vecchiotta, però non si vede niente. Non è che suonava proprio benissimo, è andata una palata, rotolato giù questo zolla di terra, ho visto allora ho ucciso, se no non è che suonasse proprio. Un euro. Un euro del 2004, tedesco, della Germania questo. La roba da morte. Perché lì c'è una strada che è abbastanza trafficata, comunque non è una strada vecchia abbandonata, che è una strada che viene ancora usata parecchio anche adesso, quindi qua qualcuno si è fermato e ha perso un euro. Allora amici, là all'inizio di questo terrazzamentino ho trovato un euro, vediamo, qua suona di nuovo. 85, sembra buono come segnale, vediamo cosa esce. Mamma mia. Suonava meglio quando... E cos'è? Ah, c'è niente. Ma porca, non è possibile. Ma allora... Ma è questo? Mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh porca miseria, ma cos'è questo qui? Ma cosa... Oh mio Dio! 1977. Ma come 1977? Oh porca miseria, ma cos'è sto fare qua? Elisabetta, Regina, c'è una corona,
1977? Ma non ha neanche 50 anni? Non possibile. Ma cos'è, amici, questo fare qua? Cosa ci faceva qua? 1977. Quando ho visto 77 pensavo 800, ma è 900. 1977. Oh mio Dio. E c'è Regina a cavallo. No, ma cos'è? Finta sta moneta qua. Ma non è una moneta poi, perché non c'è. Porca miseria. Ma è argento questo, amici. Guardate come è venuta pulita. Era anche profondina, eh. Ma no, amici, qua. No. No, amici, qua devo fare una ricerca. Che quando ho visto sta cosa qua, sta moneta qua, ho detto staccando, devo tagliarla dal video, perché sarà da andare a fare la denuncia della sovrintendenza, a denunciare il ritrovamento. Quando ho visto 977 non ha neanche 50 anni, quindi me la posso tenere. Scusate, la regia, poi controlliamo, eh. Allora, amici, scusate, ma facciamo la foto qui. Mettiamo questo. No, a me mi interessa sì, 3 euro. Voglio capire cos'è. Silver, quindi vedete. Quindi, sì, ma si vede che è argento, almeno, poi è peso. Però voglio capire cos'è. Ti apri B. Moneta 20 pensi del Regno Unito del Giubileo. 1977, sì. Con custodia trasparente. Sì, non vale niente. A parte che a me non mi interessa. Però d'argento con custodia. Sì, ma non voglio capire cosa. Moneta? Giubileo. Argento con custodia trasparente. Il 25esimo anniversario di adesione alla regina Elisabetta II. Moneta commemorativa. Sì, che era come una cosa commemorativa, immaginavo, però. 25esimo anniversario di adesione alla regina Elisabetta II. Una roba da matti. Amici, non so cosa dirvi, sono rimasto molto più scioccato adesso che ho visto che del 77. È bella, però porca miseria, che cosa, che pataccone, come è venuto bello pulito. Però strano, l'argento dovrebbe diventare più scuro, no, amici? Io non so, magari c'è da 2-3 mesi qua, non so. So che se l'euro era più rovinato, diciamo, più ossidato. Cioè, pensavo, cioè. Boh, amici. Non so. Sono rimasto malissimo. È grossa, eh. Porca miseria, è pesante. Ma porca miseria, ma cosa cavolo ci faceva qua questa moneta? Questa moneta che sta, sì, specie. Vedete che l'euro è più brutto, quindi è più tempo forse. Ma roba da matti, ma cos'è questo coso qui? Ma mamma mia! Amici, vabbè, la cosa positiva è che è del 1977, quindi non ha neanche 50 anni. Quindi posso tenerla tranquillamente, non devo fare nessuna denuncia. Poi di valore mi sembra che non abbia poco, quindi farò ancora qualche ricerca quando arrivo a casa. Però
Solo amici, ho trovato un casottino. Adesso voglio andarci un po' più vicino perché non so, perché adesso sono salito talmente tanto che non mi ricordo più se qua c'ero già venuto o no. Amici, non ho acceso la telecamera perché suonava proprio, infatti era appoggiata lì, guardate, vedete il cerchio, però suonava talmente, ho guardato in su, guardate cosa c'ho, ci sono dei fili, ho detto basta, era qualche fascettina, allora non ho neanche acceso la telecamera, è un 5 centesimi di vittoria, ma porca miseria. Adesso voglio andare a vedere quel casottino, porca miseria, ma cos'è? Tre volte che la apro adesso mi viene male. Andiamo a vedere cos'è quel casottino, no, perché non vorrei che esserci già venuto qua, ma forse no. Centesimi, Regno d'Italia. Sarebbe se 1800, la fine del 1800, mi sembra. È 1894. Oh, vedete il casottino? Sarebbe stato da guardarci ancora un po' bene qua sopra, ma sta scendendo la nebbia. Io adesso sono quasi in cima al monte e sono partito dal ruscello, quindi prima che arrivo in fondo è ancora lunga, quindi è meglio che mi dirigo verso casa. Se no poi scende la nebbia, guardate, sì che non mi perdo, però se ci vedo preferisco. E una bottiva, e una bottiva brutta 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 brutta, recente. La scena però si vede abbastanza bene, dai. La piccagnola è rotta, ma un mini bottivino. Che
vangata di uno stinco che mi sono dato. Un mini votivino. Bello. Non ho più di acqua demineralizzata. Mini votivino. Bello. Mamma mia. L'ho usato tutta l'acqua, l'ho usata tutta per pulire questo coso qui che non so cosa sia. Ma sembrava interessato, ma alla fine mo non era niente di chi. Allora qua amici sono dove sono salito dal ruscello, che qua ho trovato i cinghialetti. Però non è che ho guardato tutto benissimo qua. Adesso avete visto là, ho trovato la votiva, adesso venivo in qua per scendere lì sotto dove c'è la strada. Qua c'è un altro segnalino. Non sembrerebbe male. Era, mi sembra 81-82. Andiamo. Sembra che è sparito. Da un bel segnalino è diventato brutto. Questo? No. Questo? No. Questo? No. Questo, una monetina, quante monetine oggi? Giornata monetine. Questa cosa monetina è? Si intravede qualcosa, qualche centesimo, no? Si vede poco, devo pulirla un po' per capire bene. Giornata monetine oggi. Amici! Allora, il video, la giornata, il video finisce qui. Allora, è stata una bella giornata, partita così e così, ma poi si è risolta sul filo lì, vabbè, si è risolta, poi si è aggiustata poi alla grande. È stato un ritrovamento, amici, avete visto, cioè mi ha fatto esplodere subito appena l'ha trovato. Poi quando ho visto un po' di che anno è, mi sono calmato un attimo. Che non so se sia vero, originale, ma non so, quando arriverò a casa farò due ricerche, voi ditemi, scrivetemi nei commenti qualcosa se ne sapete di più. Quindi amici, vi faccio vedere cosa è uscito alla fine, eh? Allora, ovviamente sono risceso giù, adesso il biroccio è solo qua sopra, devo salire su, però mi sono voluto avvicinare al ruscello, anche se ci sarà un po' di rumore, ma è bello questo ruscello, una bellissima musica. E questo è uno più piccolo che scende dalla montagna, e qua dietro, giù un po' di sotto, passa quello più grosso, quello più principale. Questi sono piccoli torrenti che vanno a congiungersi tutto in quello lì. Quindi ce ne due torrenti che fanno un po' di rumore, ma va bene, è musica questa, amici. Allora, iniziamo con un po' di monetine. Siamo un euro, un 5 centesimi di Vittorio, vedete, 1862. Questa che dovrebbe essere un centesimo, anche questo, di quelli più vecchi adesso. Non mi ricordo,
quello con lo scudo, non mi ricordo mai, detto scudo, non mi ricordo mai, del Regno di Sardegna. Poi questi 20 centesimi del Regno d'Italia, quelli col tondo, con la corona, 1890 qualcosa. E poi questo monetino qua che è molto molto fin, liscio, ma non si vede niente. Questo monetino lì. Poi ci abbiamo, dove sono andato? Un bottoncino, che non so se sia, se c'è qualche cosa di inciso sopra o no, sembrerebbe di no, non so, da pulire perché si sgretola un po'. Quindi un bottoncino. Poi sono tre votive, due un po' più recenti, anche se questa qua è piccolina, è molto molto carina. E poi c'è questa un po' più vecchiotta che ha l'apicagnolo girato. Qua si vedono due personaggi e di là non si vede niente, ma è da pulire. Sembra che siano delle scritte, però è da pulire. Le altre sono un po' più recenti, però questa qua non ha più l'apicagnolo, ma comunque si vede qualcosa. Poi ci sono questi due trovamenti strani. Questa che vabbè, sicuramente non sarà niente di che, consumato tutta l'acqua per pulirlo, per capire cos'era, ma non saprei, proprio non saprei darci una collocazione, non lo so amici, se voi sapete ditemelo. Questo bellissimo fiore, cioè dovrebbe esserci il fiore qua sopra o è una foglia, no, ma qua vedete c'è il gambo con le foglie qua, tipo un tulipano, un papà, non so, io non me ne intendo tanto di fiori, però molto molto bello, molto interessante. E poi amici, c'è il top della giornata, anche se guardate come è venuta pulita, sta nello scatolino insieme agli altri target, e guardate che pataccone, veramente grosso, è più due dita e un po', cioè veramente grossa. Qua c'è Elisabetta II, regina, 1977, quello che mi ha fatto un po' blu. E qua non so se è una colomba, questa dovrebbe essere una colomba con la corona, sì, dovrebbe essere la colomba perché l'abbiamo guardato su internet, è del giubileo, quindi questa è una colomba, però non so amici, è venuta lucidi, cioè è sicuramente argento secondo me. Aspettate che, vabbè, ci vedere tutti i ritrovamenti più o meno, quindi aspettate che no. Quindi amici, come vi stavo dicendo, secondo me è originale perché è pesante, è diventato pulitissimo, era già lucida, secondo me è originale, è d'argento, guardando su internet avete visto anche voi, il valore è minimo, ma non è quella, è una cosa che sapete che non mi interessa, però era solo da capire se aveva un valore, cos'era, perché io non sapevo, sicuramente non sapevo minimamente di cosa si poteva trattare quella moneta lì, non so cosa, perché era qui. Comunque è stato veramente bello, mi ha dato veramente un colpo molto forte. E poi quando ho visto l'anno ho detto, ma 1977 è un po' recente per essere, quindi vabbè, comunque è un bellissimo ritrovamento, io non so ancora cosa ci faceva lì, però va bene così. Quindi amici, come sempre io vi ricordo di iscrivervi al canale, di commentare i video, condividere i video, andate a vedere le nostre pagine, gli altri social. Niente amici, io, Carletto Metal Detector, vi saluta, la regia e Aaron mi salutano anche se non ci sono. Come sempre vi dico che ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!